Padovano, questa è una protesta tutt'altro che simbolica. Questa è un richiamo all'attenzione, perché non è pensabile che noi dobbiamo praticamente attivare le nostre attività con quelle restrizioni che l'INAIL ha emanato. La stessa cosa si sta facendo a Firenze, a Bologna, in altre grandi città, perché la politica si assume questa grande responsabilità. La responsabilità che cos'è? È il distanziamento sociale tra le persone, non può essere una limitazione, cioè un locale di 50 metri quadri che all'interno di quel locale può ospitare 12 persone, quel locale non apre. Per servire 12 persone hanno bisogno di 4 unità lavorative, il cuoco, l'aiuto cuoco, il cameriere e il titolare. Ma si può tenere un'attività aperta in questo modo? Allora, se è così, chiudiamo il bar. Per aprire un bar di solito sono dei bar prospicienti, i bar di prossimità nelle vie del centro di Pescara. Che facciamo? Da 3 kg di caffè al giorno che consumava vanno a consumare 500 grammi di caffè. Il bar chiude! Quello che chiediamo non è di andare contro una regolamentazione nazionale tout court, ma noi vogliamo che ci siano delle sostenibilità che vengono adattate nelle altre attività, pensiamo ai supermercati. Noi è chiaro che quello che vogliamo è semplicemente che ci si dia la possibilità di lavorare in serenità, quindi magari già distanziare le persone di 2 metri da un tavolo all'altro, quindi 1 metro e qualcosa, ci dà la possibilità di raddoppiare la capienza delle attività. Poi ovviamente siamo riusciti ad ottenere, grazie alle nostre battaglie, anche dal governo nazionale, il suolo pubblico gratis, e quindi questo ci darà un po' di respiro, ma il nostro progetto è più a lungo raggio e a lungo respiro, nel senso che se dovesse piovere quest'inverno come ci si regolerà? Allora è bene che vengano ascoltati i nostri suggerimenti. La regione Emilia-Romagna ad esempio ha già preso una posizione molto forte, la regione Abruzzo in questo momento sta discutendo questa stessa possibilità. Noi semplicemente vogliamo poter lavorare.